gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6. Eccoci a noi. Siamo pronti per iniziare a preparare le cose adesso che vanno messe in frigorifero e che si vanno a consumare fredde. Io devo preparare il cocktail di gamberi in salsa rosa e il polipo in insalata. Queste vanno mantenute in frigorifero, quindi le posso già preparare adesso che è mattino. Riempiamo di acqua una pentola con due tappi di sughero. Io ho preso questi, voi potete prendere tranquillamente anche il polipo, quello intero, fresco. Lo metterete poi a bollire con i tappi di sughero. E praticamente niente, lo fate andare circa un'oretta, poi dopo. Dunque, quindi dopo quell'ora di cottura, poi voi andate a spilare la pellicina che rimane sulle quei cosi che si muovono, su quelle zampe che hanno lunghe, ventose. E poi, vabbè, una volta freddo lo farete dadini e lo andate a condire. Io ho preso questo che è il totano gigante, che è già tagliato, e dice di cuocerlo per 2-3 minuti dal bollore. Va cotto già congelato, quindi non va assolutamente scongelato, ed è ottimo per fare insalate fredde da mettere poi nel frigorifero per il raffreddamento, da condire. C'è scritto con olio, sale, abbinare con verdure cotte. Allora, io verso tutto dentro. Abbiamo detto che cuoce 2-3 minuti dal primo bollore. Andiamo a farlo cuocere per 2-3 minuti. Il gas l'avevo già aperto, perché non me l'hai detto, non me lo ricordavo. Quindi così, e poi lo andiamo a finire. Intanto vogliamo svolettiamo anche i nostri gamberetti per il cocktail di gamberetti. Qui un video con due ricette. Ma sono congelati? Mi sa che devo prenderne un altro pacco. Stop un attimo, vado a vedere. Stop, te ne... No, aspetta che arriva a toccare di tutto loro. Dunque, adesso qui abbiamo messo quindi i nostri pesciolini, i nostri gamberetti a svolentare e il nostro polipo. Attendiamo la loro cottura e poi andiamo a preparare l'insalata e il cocktail di gamberetti. Ci vediamo dopo. Dunque, nel frattempo ci siamo preparati anche il cesto con tutta la frutta secca, poi porteremo in tavola sicuramente un ananas, qualche mandarino, che è la tradizione che ce lo dice. I mandarini poi non devono mai mancare a Natale, con il loro profumo. Ok, e adesso tra un po' finiamo con i cocktail e i polipi. Perché stai apparecchiando? Gamberi. Che si vede che tra un po' arriva in cottura, no? La rucola? Vai. Allora, qui bolle, qui inizia a bollire, ma non bolle ancora bene. Quindi da qui iniziamo a contare 5 minuti. Ho messo il timer e facciamo bollire per 5 minuti. Nel frattempo aspettiamo anche questo qua che vada a bollore, eh? Comunque questo tra 5 minuti è pronto. Polipo spento, pronto. Aspettiamo 3 minuti anche i gamberetti e adesso lasciamo raffreddare. Una volta freddi possiamo iniziare a condire. Eccoci a noi, polipo pronto. Lo andiamo a sgocciolare. Attenzione. Ho un po' paura l'idea. Perché questo è uno scolapasta un po' particolare. Ok. Rimasto in forno.
gli diamo una passata con l'acqua fredda che blocchiamo la cottura. Apriamo acqua fredda e gli blocchiamo la cottura. Guarda, se non lo scoglio ancora continuano a cuocere. Tutto continua a cuocere dopo. Se tu vuoi fermare la cottura, si passa in acqua fredda. Ok? Che così rimangono belli croccanti al palato. E morbidi. Passiamo di qua. Mamma mia, bruciano adesso. Ancora. E beh. Ecco qua. Adesso li lasciamo completamente raffreddare e possiamo dopo iniziare a condirli. Sono pronti anche i broccoli? Sfogliamo i gamberetti. Ah, sono pronti. Prendo un'altra ciotola. Aspetta, amore, la verga. Allora, sgoccioliamo anche lui. Mamma mia, se brucia questo manico. Aspetta, Dominique, attento, spostati che adesso non puoi stare qua vicino. Spostati che schizza l'acqua bollentissima, amore. Ok, gamberetti. Aia. Adesso blocchiamo anche a loro la cottura. Aia. No, mi sono cadendo un bambino. Pronti a raffreddare anche loro e poi facciamo, poi prepariamo il cotter, le porzioni di gamberetti e polipo. Ok, a dopo. Cocktail di gamberetti. Andiamo a aiutare. Sì, però devi fare il bravo. Perché le conchiglie? Perché ci servono le conchiglie. Aspetta che vado a prendere la salsa rosa. Allora, una. Prepariamo le conchiglie. No, no, devo farla ancora, Massimo. Aspetta che vedo che perdono ste conchiglie. I bordini è come se perdono... Un po' di sabbia. No, come se si stanno già rovinando ancora prima di iniziarne. No, non appoggiarle, amore. Mettile vicino, ma non appoggiarle. Allora. Sai ce ne sono dentro. Ne dobbiamo preparare 15. Per quante persone? Attento che si spaccano come niente, sto venendo. Aspetta. Ok. Quante sono? 9, 10, 8. 10, 8, 4. Allora, fai così, guarda. 2, 4, 6, 6, 8. 10, ce ne mancano 5. Giusto, che sono 10, 15, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10. Vabbè, le faccio tutte, tanto ci dovrebbero venire. Ne facciamo 20. Piano che si rompono. Stai facendo il video perché? Non dentro. No, bello, ogni tanto tu stai guardando quello che vuoi. No, si rompono, amore mio. Vedi, guarda. Che hanno vetro questi. No, non sono di vetro, sono conchiglie vere. Dieci gusci di cappesante atlantiche.
lo sapevo. Non devi mettere. Peccio. Ma le devi far condire un attimo. Come fa a essere buono dopo? Ne mettono due, eh! L'ultima. 20. No? No, adesso la condiamo, aspetta. Adesso ci mettiamo tutta questa salsa così. Va bene? No. Ehi, cuoco, va bene? Allora, ciao. Qui abbiamo tutte le nostre conchiglie. Adesso prendiamo questi. Dritto la schiena, ecco, dritto con le braccia. Anch'io. Lasciamole un po' belle aperte. Posso accendere il flash che non si vede? Accendi il flash, se non si vede. Dominic, ti do un cucchiaio di legno. Hola. Non toccare con le manine, grazie. Aspetta che adesso gli andiamo a mettere la salsa cocktail. Cioè, la salsa cosa? Salsa cocktail, non dire cavolatacce. Salsa cocktail. Salsa questa cocktail. È salsa cocktail. Bravo. La cocktail. Allora, giriamo insieme. Ok, andiamo. Cominciamo a mescolare finché si mescolano bene tutti con la salsa cocktail. Poi. Ancora? Sì, dai. Buono! Non vedi l'ora di mangiarlo, dillo. Così. Mischiamo per benino. Buono questo. Fai il video tu, amore. Fai il video tu. Ecco fatto. Pronti per metterli dentro. Anch'io. Allora, lascia qui un attimo. Con i piedi. Sto registrando. Allora, prendiamo i nostri gamberetti. Un cucchiaio. Dai, poi se ne restano te lo do, va bene? Non riscenderà così. Allora, cominciamo a riempire le nostre. Ma perché le fai così? Anch'io io voglio. Passa. Ma perché le fai così? Ma anch'io aiutarti. Ma certo, sei il mio aiutante. Aspetta. Dai, mettine due. Ancora. Aspetta. Mettiti sopra per favore, non ho voglia di sprecare le cose. Basta. No, guarda, le stai riempiendo troppo. Aspetta. Non riusciamo a fare tanto così. Aspetta. Fammele fare a me adesso, eh? Dopo andiamo avanti a fare il resto. Aspetta. Quando arrivo quasi alla fine te ne faccio fare un'altra. E vado quanta fine! Quasi fine. Certo, adesso te le faccio fare, un minuto. Te le fa fare queste quattro qua. Aspetta, eh. Secondo me non basta per tutte queste. No, dentro qui no. Qui dentro no questo. Dopo lo mettiamo sopra come decoro. Poi tengo. Tienimelo. Oh, che vento oggi, come mai? Proprio oggi che ho messo fuori al freddo le cose. Allora, metti un attimo pausa che finisco. Sì. Adesso guarda cosa ti fa fare la mamma. Sto registrando. Aspetta, apri questo. Sopra. Fai così, guarda, metti così. Picchia sotto. Vai, picchia. E picchia. Ok, una. Aspetta che adesso prendiamo le altre. Aspetta, te le passo. Vai. Ok, vai. No, capace, solo. Di qua? Io solo. Troppo, lo dico io, alza. Perfetto, vai di qua. Questo è prezzemolo, eh?
Aspetta un attimo. Ma non basilico. Non capisco i tuoi inserimenti buffi. Cioè, nocciolo. Capace. Dai, fanne ancora uno e poi vado avanti io, dai. Questo fai, dai. Bene, anche qui, eh? Dai, scendi dalla sedia e ti avvicini a questo. Bravo. No, no, non serve che ti siedi, Gioia. Resta su in piedi e vieni a finirmi, dai. Hai voluto fare, adesso vieni su in piedi. Di qua? No, poi basta. Passa di qua. Bravo. Non mi non pucciare gli orecchi, se non si sporca. Vai di qua. Tutti, Aspetta. Aspetta un attimo. Mi farei un attimo due per me. Vai. Fai questi. Questi sono i nostri cocktail di gamberetti, pronti per mettere in frigorifero e da consumare freddi. Metti in pausa e dopo inizi. Allora, adesso facciamo la nostra insalata di polipo. La condiamo con olio. E limone. Limone. No, non toccare con le mani. Domi via le manine, eh. Basta questo e il prezzemolo. Prezzemolo. Anche io ho aiutato il prezzemolo. Ma quello è quello che abbiamo usato prima? Certo, è prezzemolo. No, è guarda, prezzemolo. No, adesso facciamo invece questo, lo mettiamo nei cosini argentati. Allora, questo li ho. Anche a me ti aiuto. Certo, tieni. Secondo me la volta ne sono dentro 12 pezzi. Ne vengono 24. Secondo me avanza pure. Allora, aspetta Dominic, passa di qua tu, io passo di qua. Così la vado mettendo già in frigo. Che c'ho lo spazio. Allora, non si fa vedere il frigorifero, punto. Mettiamo sotto. Il broccolo sta tirando un odore nel frigorifero, il broccolo, mamma mia. Allora, pronto. Uno. No. Grazie. Me li metto io. No, no, questi li metto io, tu li devi passare in... No. Sì, sì, tu me li devi passare, amore. No. E non lo mettevo in dubbio che tu fossi capace, però me li devi passare. No! No! Dammi! E gli antipasti? No, faglielo fare lui quello. L'ho detto di farglielo fare a lui, grazie. Quindi facciamo
vedere l'ultimo, così finiamo il video. E adesso te lo faccio pure a te. Eccoli qui, questo è un antipasto, no, un secondo direi. L'insalata di Corico.